dopo tanti anni torna a casa Emerson, le prime sensazioni? È bellissimo, tornare a casa è sempre una sensazione di felicità, di amore per quello che è la mia città. È doveroso ringraziare la società per avermi voluto, coccolato e fatto dei sacrifici per riportarmi a casa. Io cercherò in tutti i modi di ripagare la fiducia con quello che è la mia persona. È lavoro, è umiltà e amore per questi due colori. Si riparte dalla promozione, ma gli obiettivi sono sicuramente importanti. La categoria non la dobbiamo guardare in questo momento. Bisogna guardare l'aspetto del campo, di lavorare per cercare di creare qualcosa di importante, per uscirne il prima possibile da queste sabbie mobili, diciamo così, perché la Nuorese, con tutto rispetto per queste categorie, non merita di stare. Non deve stare lì per il blasone che ha, per la serietà della società in quello che sta facendo. E noi ci metteremo tutto per cercare di togliere soddisfazione e uscirne il prima possibile da questa categoria. Gianni Pitorra, nuovo presidente della Nuorese Calcio, un progetto importante, un progetto che riparte dall'arrivo a Nuoro di Emerson. Il progetto nuorese non poteva non ripartire da una figura come quella di Emerson. Non è stato facile portarlo a casa, anche perché aveva già firmato col Budoni, abbiamo fatto una lunga trattativa con Giovanni Sanna, col Budoni, con l'accordo di una collaborazione continua per quanto riguarda i ragazzi del territorio, cercare di mandarli sempre più avanti. E il Budoni ha capito le nostre esigenze e ci ha dato il via libera per poter parlare con Emerson.